semifinale del campionato nazionale 5 giocatori Serie A. Seguiremo questa semifinale, le cui protagoniste sono le squadre del Bar Euro e Magic Blue Bar Bologna. Biliardo di sinistra, coppie giocano Cornetta Nobili contro Francesco Lorenzi e Christian Brenda. Biliardo centrale, partita singolo, Luca Tomassini contro Paolo Caroni. Biliardo di destra, coppia Zacchini Melloni contro Marco Donati e Paolo Gasperini. Tre punti per Tommasini, quindi parziale 5-0 nella partita singolo, mentre 0-0 a sinistra e 2-0 nella partita di destra. Tutti i giocatori dell'Euro hanno biglie rosse, di conseguenza biglie bianche in appanno per i giocatori del Magic Blue Bar Bologna. Questa è la semifinale del campionato nazionale 5 giocatori Serie A 2022. 4 punti d'accosto per Tomassini che va alla bocciata sul parziale di 9-0. Ne fa 8. Vediamo se torna indietro e batte anche l'altro. No, quindi 8 punti per lui, si porta 17-0. Sinistra intanto 2 punti da costo per la coppia riminese, quindi prima bocciata per Francesco Lorenzi, mentre a destra boccia il giocatore del Magic Blue Bar. Non so se Zacchini o Melloni. A destra nulla di fatto, vediamo ora, e a sinistra pallino non era buono.
Intanto al centro due sponde a risalire per Paolo Caroni e la sua biglia si ferma dietro Pallino. Bravo Paolo. Una comunicazione del servizio pubblico, se vuoi prendere posto tra 7, 8 e 9, quando partiamo con le partite siamo in diretta e magari non passate la telecamera. Calcio del Pallino che si guadagna, vediamo, è caduto un birillo, quindi 3 punti e i giocatori del Magic Blue Bar hanno quindi 2 punti da costo per Lorenzi, 3 punti calcio per gli avversari. Parziale nel primo biliardo sinistro 4-3. Lorenzi alla bocciata. Bravissimo. Ne fa 8, quindi si portano a 12. 12-3. Tanto nel biliardo centrale Caroni non è riuscito a mettere la seconda biglia in accosto, quindi ci saranno 2 punti per lui, primi 2 punti di questa semifinale e poi seguirà la sua bocciata. Era in pallo invece con la propria biglia e quindi la bocciata di Caroni non porta punti. Tanto a sinistra Lorenzi tocca il pallino, lo allontana, non so se è riuscito a prendersi il punto. A destra il giocatore bolognese non riesce a bocciare perché il pallino non viene posizionato giusto, quindi dovrà limitarsi ad andare all'accosto. Non riesce a metterlo in testa come voleva, infatti va a fianco lasciando spazio fra pallino e bianca. Christian Brenda è riuscito a prendersi il punto nel biliardo a sinistra. A destra invece seconda biglia dei giocatori del Magic Blue Bar. Va a controllare perché non è sicuro che sia riuscito a prendere il punto e in effetti da come sta esprimendosi forse vuole una conferma da parte degli avversari. Vediamo se solo controlla Marco Donati, vediamo cosa giudica. Eh sì, giudica che è dell'avversario perché si accinge a tirare lui la biglia. Intanto qui al centro punto rosso, quindi Tomassini appoggia la propria biglia sponda inferiore e poi ne risale un po'. E ora ultima biglia per Paolo Caroni. Ho
Tomassini sposta la biglia, ma il pallino rimane sempre in accosto alla rossa, quindi all'ultima biglia. I giocatori del Magic Blue Bar hanno vinto nei quarti di finale col Circolo Amatori di Pesaro e ora quindi si scontrano con un'altra squadra che appartiene alla zona Abis Rimini Pesaro con l'Euro. La biglia che di taglio, questa di Tomassini, arriva lentamente alla sponda inferiore, ma non riesce ad arrivare al pallino. La distanza della rossa di Caroni è minore, quindi Caroni, 2 punti per lui, va a 7 e va alla bocciata. Intanto a destra l'accosto è dei giocatori dell'Euro. Marco Donati alla bocciata. Hanno 4 punti con i due d'accosto. Vediamo prima Caroni. È nulla di fatto, si rimane così. 12-17 per Tomassini, 7 Caroni. Ora vediamo Donati a destra. Anche qui il pallino viaggia verticale senza colpo ferire. A sinistra intanto sta tirando l'ultima biglia bianca da parte dei giocatori bolognesi, che ricordiamo sono Corneta e Nobili. Però sposta il pallino e no, è rimasto bianco, sì. Vediamo se sono, dovrebbe essere due, mi segnerà dopo la bocciata. Filotto c'è 8 punti più l'accosto, deve segnare. Erano 2 punti d'accosto e una biglia e quindi si partono a 13. 13-12 per i giocatori dell'Euro. Al centro Paolo Caroni, due sponde a risalire, colpisce esattamente la bianca e la porta via. Bravo. Francesco Lorenzi, boccia di rimessa, conquista 8 punti, si portano a 20. 20 a 13. Un bel punto preso dal giocatore bolognese a sinistra. Invece al centro, ultima biglia di questa mano di gioco per Luca Tomassini, punto rosso in questo momento. Però rimane sempre rosso perché la biglia bianca di Tomassini tocca la propria biglia bianca e la allontana, e quindi alla bocciata ci torna Paolo Caroni. Nove punti per lui con i due d'accosto, 17 per Tomassini.
4 punti per Caroni che va a 13, 17 a 13. Invece il biliardo di destra, 6 punti da Costa per i bolognesi che si sono portati a 8 e ora vanno la bocciata, 8 a 4 il parziale. Sembra buona la bocciata e così è in effetti, 8 punti per lui e quindi si portano a 16, 16 a 4. Dopo la bocciata dei bolognesi, Marco Donati risponde. Arrivare di misura vicino al pallino, un po' distanziato. Invece al centro Paolo Caroni, 4 sponde. Era un bel tiro questo, solo che il pallino è rimasto vicino alla biglia rossa e la sua si è allontanata, quindi deve tirare l'altra biglia. Biliardo di sinistra, terminate le biglie rosse i giocatori dell'Euro, ora l'ultima ce l'hanno giocatore dei Magic Blue Bar. Biglia bianca dei bolognesi non arriva nel biliardo di destra, quindi devono necessariamente tirare la quarta biglia, sponda corta, lunga, mi sa che non arriva manco questa. Sì, invece, sì, stavolta sì. È arrivata. Poi per i giocatori dell'Euro ne hanno due da giocare. Vediamo a sinistra intanto, ecco il giocatore del Magic Blue Bar che tira l'ultima biglia, la biglia di taglio che è di seconda, risale, ma mi sa che è troppo lunga, quindi rimane punto rosso e alla bocciata ci torna Lorenzi. Al centro invece abbiamo Tommasini, che si è portato a 23. Ne fa due, si porta a 25. 25 Tommasini, 13 Caroni. Andiamo alla bocciata di Lorenzi a sinistra. Vai, due punti, ne aveva 22, si porta a 24, 24 a 13. Intanto Tommasini al centro alza il pallino verso la sponda. Biliardo di destra, quarta e ultima biglia. Per Paolo Gasperini. Due biglie, tre ci sono. Vediamo la quarta, se c'è anche quella sono 10 punti di colore, ma ci vorrà una misurazione forse. Vedi, il dubbio ce l'hanno, quindi chiamiamo l'arbitro. Intanto vediamo cosa succede sugli altri due biliardi. Al centro in questo momento punto rosso di Caroni e Tommasini che deve giocare l'ultima biglia. A sinistra invece Lorenzi ha appena tirato la propria, si è conquistato il punto. Tommasini
è riuscito nell'intento di prendersi il punto. Ora vediamo se lo riconquista Caroni. Accipicchi, è andato verso la biglia bianca che c'era a sinistra, non so se bisogna andare a vedere adesso. Intanto a destra la bocciata di Donati non porta nulla, quindi sono rimasti 16-10. Punto era bianco e quindi Tomassini va alla bocciata. 27 per lui, 13 per Caroni. È passato in mezzo tornando in su, ha buttato giù il 2. 6 punti. Abbiato 1, andarò contro tedeschi. Abbiato 2, Marossi, Corferrari contro Balconi, Panadino. Abbiato 3, Succi, Bettiboni contro Lenni, Spirato. Prova per l'errore. Allora, abbiamo parziale di Tomassini Caroni 33-13. Caroni ha tentato di realizzare, non ha realizzato nulla ed è rimasto anche punto bianco. Ora dà un calcio al pallino, lo abbassa nella parte inferiore del biliardo e il punto se lo prende. Adesso invece il punto è bianco degli avversari e Marco Donati tira questa biglia, sponda pallino, punto lo conquista. A sinistra in questo momento punto rosso e sta tirando il giocatore bolognese l'ultima biglia, poi invece i nostri ne avranno un'altra. La biglia che di taglio di prima arriva sopra pallino, un bel punto preso e Christian Brenda ora avrà l'ultima in mano per l'euro. 1, 2, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Al centro avete visto Caroni non è riuscito ad andare su quella biglia bianca, ma ha messo un bel punto a Tomassini, un punto difficile. E questa si andrà da sopra, non so mica se non arriva proprio, si ferma prima, quindi rimane il punto bianco e lui ne ha ancora due da mettere sul panno verde. Il biliardo di sinistra intanto è punto rosso. Penso che Caroni abbia accordato all'avversario tre biglie. Esattamente. Tre biglie e sei punti. Quindi Tomassini andrà alla bocciata sul 39-13. Quattro punti per lui e si porta a 43, 43-13, 30 punti di distacco e cominciano a essere. Destra il punto in questo momento e dunque le biglie rosse sono terminate. L'ultima biglia da giocare ora è questa, bianca del giocatore bolognese. E intanto Caroni, boccia di rimessa, il pallino. Si conquista 10 punti, bravo, e quindi si porta 23, diminuisce il distacco dall'avversario ed è punto rosso pure. A sinistra intanto la bocciata del giocatore dell'euro non porta nulla, si rimane così. 26-13 Magic Blue Bar. Il partita a coppia sinistra. 1, 2, 3, 1, 1. Abbiamo la bocciata. Biliardo di destra, un giocatore della coppia bolognese. Filotto 8. Quindi si porta 28, 28-10.
onda corta lunga, quella di Caroni, che di prima va verso il pallino e lo abbassa e rimane un po' di spazio comunque tra pallino e rossa. A destra Marco Donati è andato a punto, la sua biglia però ha toccato la buca e si è fermata prima del tempo, quindi è rimasto un punto molto largo. Ma suo è caldo. Caldo mezzo, no? Ti dico che è meglio qui. Non so se è arrivata la biglia bianca di Tomassini, eh? Forse sì. Infatti Caroni ci guarda, come dire, siamo sicuri che è bianco? Perché se fosse rosso, invece di andare lì, appunto, opterebbe per un'altra scelta. Sta tirando per farne 6. No, spostare il pallino. Ah, Civica, ha spostato il pallino. Chissà, speriamo che non l'abbia donato. Aveva 6 punti, forse. No, non ci credo. Ne ha fatto solo una, vediamo. Solo una, succede. Anche questo. Il biliardo è lo sport di precisione al millimetro, quindi 2 punti, 25 per lui. Si rimane così, 43 a 25. Marco Donati alla bocciata, un biliardo di destra, punteggio 28, 12 per loro. E si rimane così stavolta, ancora 28 a 12. Biliardo di sinistra, coppie, punto bianco, terminate le biglie rosse, ora sta tirando la terza biglia bianca. Il biliardo centrale Tomassini si dispera, che ha tirato la biglia ed è passata sotto, è rimasto sempre punto rosso. Ora deve tirare l'ultima biglia. Biliardo a sinistra invece ci sono
penso, due se non tre biglie in accosto, tre biglie bianche. Tomassini è riuscito nell'intento di spostare un po' la biglia e il pallino, biglia rossa e pallino, quindi e intanto 4 punti di bocciata per la coppia del Magic Blue Bar, quindi segnano, erano 3 biglie d'accosto più, quindi 6 punti d'accosto più 4 di bocciata e vanno a 23. Aggiungendo 10 punti, 23 a 26, siamo molto vicini, eh? Vice biliardo centrale Paolo Caroni, 29 punti e si porta la bocciata. Due punti arrivano intanto, quindi 31. Destra, due sponde interne del giocatore bolognese, non so se è riuscito ad arrivare però a prendersi il punto, eh? E infatti non ci è riuscito, deve tirare l'ultima biglia anche. Sponda corta e lunga, vediamo se riesce a spostare una delle sue biglie verso il pallino. La sposta, però non è molto soddisfatto del risultato. L'ultima biglia c'era Paolo Gasperini. Il biliardo a destra, sto parlando. Intanto un tiro a due sponde esterne, biliardo a sinistra per Lorenzi, vediamo, no, per Brenda, scusate. E riesce a fare in modo che ci sia ora la biglia rossa in accosto al pallino. Caroni ha tirato la seconda biglia, il biliardo al centro. Ma ora deve tirare anche la terza per prendersi il punto. Riesce, vediamo anche a destra la biglia di Gasperini che sposta la rossa verso il pallino, ma mi sa che non basta. No, non basta infatti. Due punti d'accosto per gli avversari che salgono a 30. E vanno alla bocciata. Bocciata a destra non porta nulla, si rimane 30 a 12. A sinistra il punto è bianco, ora terminate le biglie rosse, sta tirando l'ultima biglia il giocatore del Magic Blue Bar. E può essere che ce ne abbia 3 in accosto, 6 punti per i bolognesi che dovrebbero salire a 29, a 26 e i punti non li segnano mai prima di bocciare. Oh.
sempre dopo. Pallino buono, ok, si può bocciare. E nulla di fatto, rimane così. Adesso vediamo se risegna i punti. 6 punti in effetti, come avevo detto, quindi 29-26. Intanto al centro c'è la misurazione del punto, a destra vediamo Marco Donati, punto bianco in questo momento degli avversari. Risponde, scalza via la bianca, punto rosso, bravo Marco. Intanto nel biliardo centrale era punto bianco, quindi ragazzi, sentite l'entusiasmo nelle altre partite dove evidentemente sono riusciti a conquistarsi il pass per il turno successivo. E bravo. Bravo Gasperini, che ha scalzato via la biglia bianca nel biliardo a destra e consentito alla rossa di accostarsi al pallino. Ultima biglia bianca ora per gli avversari, che si rimettono sopra pallino. Era l'ultima biglia in mano a sempre Paolo Gasperini. Le materiali 4-5-6, rassegnato 2 contro Ponte Lugo, al biliardo 4. Bravo Paolo. Invece non è riuscito a prenderlo, pensavo fosse riuscito, ma c'era un po' di distanza in più evidentemente, quindi nulla di fatto, vanno alla bocciata i giocatori bolognesi. Come farà anche Tommasini al biliardo centrale tra poco. E ne fa 6 e si portano a 38. 38-12. Tommasini intanto nel biliardo centrale sta bocciando con 45 su 31 di Caroni. Tommasini ne conquista 2, si porta a 47 a 31. Biliardo sinistra, punto rosso in questo momento e ultima biglia che sta per essere tirata dai giocatori bolognesi. No, sa che sia rimasto punto rosso. Infatti ora Christian prenda, penso dia un calcio quella biglia bianca lassù. Esatto, non so se arriva. Dai, è passato vicinissimo al castello, nulla di fatto, quindi ci saranno solo i 2 punti d'accosto per loro, 28-29 gli avversari. Semifinale, in campo giocano l'Euro di Rimini e il Magic Blue Bar Bologna. Lorenzi alla bocciata. Franci. Ecco la bocciata di Francesco Lorenzi, 8 punti e quindi si sale a 36, scusate.
36 a 29. Al centro un bel punto di Paolo Caroni, e infatti Tomassini tocca e riesce a prendersi il punto, perché la sua, una volta toccata la sponda, ritorna un po' indietro e quindi è più vicina al pallino ora rispetto alla rossa. Due sponde di Paolo, si riprende il punto. Invece nel biliardo a sinistra non si riesce a prendere il punto, rimane bianco. Biliardo di destra, terza biglia bianca dei bolognesi, che mandano il pallino davanti la buca, allontanano la rossa, e quindi in questo momento ci sono due biglie bianche in accosto. Al centro Tomassini è riuscito ad allontanare la rossa, e quindi ora Paolo Caroni di nuovo in due sponde. Stavolta rimane sempre un po' distanziato, sopra pallino comunque. Il vantaggio di biglia, perché ora l'ultima la deve giocare Tomassini, ma poi Paolo ne avrà un'altra a disposizione. Oh, adesso intanto Marco Donati ha battuto due birilli bianchi, non ho visto se li ha presi di prima o di calcio, perché stavo guardando il biliardo centrale. Adesso vediamo quando li segna. Perfetto, calcio, quindi 6 punti, e quindi si portano a 18, 38-18. E bravo Paolo Caroni, si prende il punto e va alla bocciata. Due punti per lui, quindi 33, 47 l'avversario. Sta bocciando anche a sinistra il giocatore bolognese sul 36 a non so se 29, perché i punti non li segnano mai. Ne fanno due, se sono solo due di bocciata vanno a 31. No, ce n'erano anche 6, vedete, da costo, quindi vanno a 37, 37 a 36. Bocciata di Paolo Caroni al centro. Ma guarda te, un'ala di qua, un'ala di là, 4 punti, ha calato, e quindi va a 37, 47 a 37. Intanto nel biliardo di destra si è cercato di mandare la biglia bianca nel castello, ma nulla da fare. 4, 5, 6, cambia. Dieci punti di colore, però bravissimi, un giocatore dell'Euro, e quindi 28. Marco Donati alla bocciata. Due, vediamo se torna alla fila centrale. No, solo questi due, quindi 30. 38 a 30, conducono i giocatori bolognesi. In tutte e tre le partite i giocatori bolognesi sono avanti, vedete, 37-36 a sinistra in coppia, 47-37 al centro singolo, 38-30 coppia a destra. Però c'è da giocare ancora. Non riesce Tomassini a prendersi il punto, rimane punto rosso di Caroni al centro.
chi vince queste partite va in finale del campionato nazionale squadre 5 giocatori di Serie A 2022. Ah, Lorenzi manda il pallino in buca, ma la biglia bianca spostandosi va verso il centro e quindi posizionando il pallino nella brocca centrale, di conseguenza è in accosto la bianca. E quindi ora Christian Brenda tirerà la terza biglia rossa. Il biliardo di sinistra. Intanto guardate il biliardo al centro. Tomassini ha tirato la quarta biglia e non so se è riuscito a prendersi il punto, perché da dove sono io sembrano molto vicine tutte e due le biglie, sia la rossa che la bianca. Comunque ha due biglie in mano Caroni. Vedete, ha chiesto di fare un controllo perché Caroni dice non so mica se è bianco. Intanto biliardo a sinistra, terminate le quattro biglie bianche. Ora ne ha una in mano Christian Brenda, l'ultima da giocare. A sinistra intanto Paolo Gasperini ha posizionato la propria biglia sotto il pallino, era l'ultima. Allora, l'arbitro è dato via, non so cosa, no, dove va quella biglia, ci picchia, ha battuto un birillo bianco, porca paletta. Quindi 3 punti all'avversario più quelli d'accosto. No, 3 punti cioè l'avversario, l'accosto invece è per Caroni. Quindi 50 all'avversario e 2 punti lui che si porta a 39. E vediamo intanto a sinistra la bocciata. Forse arriva. Passato in mezzo dopo aver fatto un birillo bianco, 2 punti, quindi 40-37, conducono ora i giocatori dell'Euro, biliardo a sinistra. Vediamo Paolo Caroni. Un 2 c'è e se continua dritto, ma guarda, va verso destra e butta giù l'altro birillo. Come prima, 4 punti, comunque si porta a 43. È passato sempre lì vicino al filotto centrale. 50-43. A destra intanto è stato chiamato l'arbitro a misurare perché c'è una biglia bianca e una rossa vicinissimo al pallino, si deve decidere di chi è l'accosto. Era bianco e quindi alla bocciata ci va un giocatore bolognese. Però non fa nulla, rimane zero. Thank you.
giocatori che stanno giocando con Marco Donati e Paolo Gasparini sono Zacchini e Melloni, a sinistra invece la coppia è Cornetta Nobili. Altro, a sinistra punto era bianco, ultima biglia tirata da Christian Brenda, dovrebbe averlo preso il punto. Ora vediamo gli avversari cosa fanno con le due biglie che hanno in mano. Al centro invece in questo momento il punto rosso di Paolo Caroni e terza biglia per Tomassini, sponda corta lunga a risalire, tocca la propria biglia bianca e si allontana. Ultima biglia per Tomassini al centro. A sinistra c'era la possibilità per gli avversari di fare 10 punti di colore, ma spostando la biglia hanno compromesso la situazione, quindi ora forse ne fanno 4. Esatto, ne fanno 4. E quindi si portano a 41. Intanto al centro Paolo Caroni. 2 punti d'accosto, si porta a 45, tra un po' vedremo la sua bocciata dopo aver visto quella del giocatore bolognese a sinistra. Pallino che si avvicina sempre di più alla direzione del castello, 2 punti, conquista e va a 39-40 gli avversari. Ora vediamo Paolo al centro. Dai che c'è stavolta. 8 punti e quindi 45 e 8, 53. Ragazzi. 53-50, sorpasso di Paolo Caroni su Luca Tomassini. Intanto vediamo a sinistra, tenta un calcio al pallino, oh, però ha deviato, ha colpito solo il bianco, quindi 3 punti per loro, e però si portano a 44-40. Biliardo di destra, punterà. Era bianco, ma in questo momento diventa rosso. Con la biglia tirata da Paolo Gasperini dovrebbero essere 2 biglie rosse in accosto. Vediamo se sono 4. Yes, 4. Quindi 34. E Marco Donati boccia con 34. 40 gli avversari. Due rimangono e quindi si portano a 36-40-36, vicinissime le due coppie. Ricordiamo, le coppie arrivano a 70, il singolo 80 punti. Si è iniziato a giocare da ieri per questo campionato nazionale, 5 giocatori. Ci sono state 22 batterie. Ci sono state 88 squadre in campo tra Serie A e Serie B. Notevole afflusso di giocatori, un ottimo successo di questa manifestazione che segna il ritorno al gioco di tanti giocatori che dopo 2 anni di pandemia, di forzato fermo, hanno visto ritornare il desiderio del gioco, del biliardo. Intanto a sinistra, quarta e ultima biglia rossa, fermata sino a costo vicino al pallino, e ora ci devono pensare i giocatori bolognesi per prendersi il punto. Al centro punto bianco e ultima biglia di Paolo Caroni,
Non so se è riuscito a posizionarlo, non penso, vedendo il gesto sconsolato di Paolo Caroni, penso che sia rimasto punto bianco e ha due biglie da giocare ancora, un giocatore bolognese. A sinistra invece il giocatore del Magic Blue Bar non riesce a prendersi il punto, quindi due biglie da costo per i giocatori dell'Euro, 4 punti, quindi si portano a 44. E Francesco Lorenzi torna alla bocciata. 44-44, assoluta parità. E 8 punti si li conquista Francesco, 52. Tanto destra a seconda biglia di Marco Donati, sbagliata perché è oltrepassato la zona dove c'era pallina bianca, si è fermata lassù in alto a fianco l'altra rossa e quindi ora devono tirare la terza biglia, però un attimo di attesa per la bocciata nel biliardo centrale di Luca Tommasini. Che lascia inalterato il risultato, così vediamo Gasperini accipiti, anche stavolta non riescono a colpire quel pallino, hanno tentato due volte di riportarlo su ma è nulla di fatto. Bisogna assolutamente prendere questo punto. Vediamo, ultimo tiro di Gasperini, no, ecco, lì riesce a posizionarlo e ok, almeno dai, rendiamo la vita difficile agli avversari. Biliardo al centro, intanto dopo che Caroni si era preso il punto, Tommasini posizionata la propria seconda biglia a fianco, pallino vicino alla sponda superiore. Due punti per la coppia bolognese a destra, 42 punti per loro. Ora vanno alla bocciata. Tanto biliardo centrale. In questo momento ci sono due biglie rosse e forse vediamo se si riesce a fare quasi 10 punti di colore, non lo so, se ne vede la distanza. L'arbitro sta misurando la distanza fra la biglia rossa e l'altra bianca. Intanto vediamo a sinistra. Appunto questo momento è rosso, terminate le biglie rosse dell'Euro. Ora terza biglia bianca per il Magic Blue Bar. Vediamo che sposterà la biglia bianca verso il pallino, così è. Hanno un'altra biglia da giocare.
Paolo Caroni cercherà forse di abbassare quella biglia bianca in modo di allontanarla. No, vediamo cosa fa. Sì, esatto, la passa dalla parte opposta, ma in questo modo vediamo se riesce ad ottenere i 10 punti di colore. Intanto a sinistra l'ultima biglia bianca dei giocatori bolognesi gli permettono di fare forse due biglie in accosto. Dovrebbero essere due biglie in accosto. A destra la bocciata dei bolognesi portano due punti, quindi vanno a 44. 36 il bottino invece dei giocatori dell'Euro. 10 punti di colore per Paolo Caroni, che si porta a 63. Vediamo a sinistra invece la bocciata del giocatore della coppia del Magic Blue Bar. Nulla di fatto, si rimane, vediamo, erano 4 punti d'accosto, quindi a 48, punteggio parziale 52 euro, 48 Magic Blue Bar nella coppia a sinistra. Ci picchia Caroni, bocciato, rimpallo con la propria biglia, pallino che rimane buono, però va vicino alla sponda, quindi forse un po' più difficile da... Vediamo Luca Tomassini. Luca Tomassini alza il pallino a sponda che poi riscende. Punto preso. Caroni boccia il pallino, non riesce l'intento di realizzare nulla, però il punto l'ha preso intanto. Punto bianco in tutti e due gli altri due biliardi. A sinistra abbiamo tocca la biglia bianca, la avvicina ancora di più al pallino a sinistra. Il parziale a sinistra, vedete, 52 euro 48 Magic Blue Bar. Tutte e tre le partite sono ancora abbastanza in bilico, perché basta poco sia per l'uno che per l'altro per realizzare qualche punto e portarsi avanti. A destra intanto Donati ha tirato seconda biglia, ma ha rimpallato contro la biglia bianca ed è rimasto punto bianco. Quindi ora ci pensa Gasperini, la biglia che di taglio scende. E prende il punto. Invece al centro Tomassini ha tirato la terza biglia, ma ha sfilato a fianco del pallino e nulla di fatto, devi tirare l'ultima. La biglia che da brocca scende. E qui è la velocità che conta, se riesce a fermarsi, mi sa che non sia riuscito neanche stavolta a prendersi il punto. E non c'è riuscito, no, perché Paolo Caroni sta studiando per dare un calcio a quella biglia bianca. Ha fatto un bel tiro il giocatore bolognese, 4 sponde. Non so se è riuscito a prenderselo a questo punto, però lo stanno osservando attentamente. E infatti ci vorrà la misurazione dell'arbitro. Bocciata del giocatore a sinistra.
gli porta solo 2 punti, quindi va a 50, 50 più quelli da costo che segnano sempre dopo, 54-52. Caroni boccia con 65. E nulla di fatto stavolta, si rimane così. 65 a 55. Bianco. Quindi 2 punti per i giocatori bolognesi che si portano a 46 e vanno alla bocciata. Intanto Tomassini si è portato all'accosto con la propria biglia e vediamo invece a sinistra il giocatore bolognese che si prepara un tiro sostenuto tentando di magari mandare la biglia, ha mandato il pallino. Ma ci picchia, ragazzi, stavolta questa è stata pesante, perché con questi 11 punti vanno a 65. Mancano solo 5 punti. Sponda corta lunga risalire per Caroni nel biliardo centrale. Bravo, si ferma proprio vicino pallino. Un bel punto intanto nel biliardo a destra. Infatti il giocatore bolognese con la propria biglia bianca non riesce ad avvicinarsi. Prende ad avere l'angolazione giusta. Tomassini ha tirato la terza biglia, ma la sua corre si allontana, deve tirare l'ultima. Intanto nel biliardo di sinistra i giocatori dell'Auro hanno posizionato la biglia rossa vicino pallino e ora l'ultima biglia in mano ai giocatori bolognesi, tenteranno di riprendersi l'accosto, vediamo. A destra hanno battuto un birillo bianco e quindi si guadagnano, hanno già segnato i punti, 46. Penso sia rimasto punto rosso nel biliardo di sinistra. Sì. Paolo Caroni. 4 punti da costo, 69, e va alla bocciata. Intanto nel biliardo di sinistra un'altra biglia da costo, quindi dovrebbero essere 4 punti per la coppia dell'Euro, dovrebbero essere a 56. Bocciata di Caroni sembra buona, 8 punti per lui, quindi 77 a 55. A sinistra vediamo la bocciata di Francesco Lorenzi. Non porta nulla, rimangono 65 a 56. Biliardo di destra, punto rosso,
E l'ultima biglia di... No, non ci credo. Sposta la biglia bianca, sta a vedere che ha donato il punto. No, non ci è riuscito. Sembrava che spostando la biglia bianca verso il pallino avesse donato il punto che era già rosso. Quindi Marco Donati boccia sul 41, 46 gli avversari. Ne fa 2, 43, 46, 43. E bravo Paolo, scalza di precisione la biglia bianca e fa un cambio palla. Anche a sinistra Francesco Lorenzi scalza via la bianca, si prende il punto. Al centro Tomassini, una biglia di taglio che se l'era di seconda. E manca un pochino di precisione Luca Tomassini nell'andare all'apposto. Dai, di solito non è così. Anche stavolta la sua biglia oltrepassa la zona dove c'è pallina rossa e quindi devo utilizzare la quarta biglia. A sinistra invece nel biliardo dove giocano le coppie, terza biglia rossa per l'euro che riesce a posizionarsi vicino al pallino. E Tomassini neanche con la quarta riesce a prendere il punto perché la sua si allontana un po'. Punto rosso di Paolo Caroni, che se riesce leggermente a posizionare questa biglia vuol dire due biglie da costo, 4 punti e vince la partita. Non è arrivata però, non è arrivata, devi tirarne un'altra, mancava poco. Grande Paolo. Ultima biglia rossa, biglia decisiva. Stavolta è arrivata e qui scatta lo stretta di mano e Paolo Caroni vinse la partita. Primo punto per l'euro. Ora seguiamo le altre due partite che vedete vedono in vantaggio sempre in... tutte e due le partite i giocatori del Magic Blue Bar. A sinistra 65-56, a destra 46-43. Però ora sta bocciando il giocatore del Magic Blue Bar a sinistra, potrebbe chiudere la partita. Ma invece no, perché non realizza nulla. Mancavano ancora i 4 punti da costo, sempre dopo li segnano. 69, quindi bastava un birillo. Gli bastava un birillo. A questo punto la situazione è complicata perché non devono assolutamente far fermare a cogliere agli avversari, il che è difficile. A destra 46-43. Questa è la semifinale, campionato nazionale a squadre, 5 giocatori, Serie A. E qui finisce la partita. Partita a sinistra vinta dai giocatori
del Magic Blue Bar 1 pari. Tutto dipende ora dalla partita che stiamo seguendo. Li volevo premiare. Da voi ancora. Li volevo premiare. Hai visto? Cambiato punteggio 47 per l'euro, 46 Magic Blue Bar. Ora Melloni tira un 2 sponde esterne. E si posiziona a fianco, appena un po' sotto pallino. E bravo Gasperini, scalza via la bianca e ora pallino in accosto rosso. Zacchini ora, due sponde esterne. E di precisione si posiziona sopra pallino. Ultima biglia ora rossa in mano a Paolo Gasperini. Partita decisiva, parziale 1 per euro, 1 Magic Blue Bar. Si gioca per la finale. Bravo Paolo. Si è spostato un po' sotto. Thank you.
parziale 47 per i giocatori dell'Euro, 46 per i giocatori del Magic Blue Bar di Bologna. Ultima biglia per i bognolognesi in mano a Zacchini. Cosa c'è? Ma ragazzi, non passate davanti mentre i giocatori stanno per tirare, li disturbate. Ci vuole pazienza. Bisogna avere un occhio quando si gioca. Da fastidio uno che passeggia avanti e indietro. Proprio sei lì che stai per tirare. Bisogna ritrovare la concentrazione. Capisco i giocatori. Zacchini, ritrovata la concentrazione, si accinge a tirare. Però tocca la biglia rossa e in realtà è rimasto tutto come era prima. La biglia rossa è a costo per i giocatori dell'Euro. Vanno quindi a 49 e Marco Donati alla bocciata. È passato dall'altra parte senza colpo ferire questo pallino. È rimasto così, 49 a 46. Melloni sponda corta, lunga, e forse lui intendeva mandarlo in testa al pallino questa biglia, ma si allontana un po', appunto l'ha preso, ma non è proprio come intendeva lui, non è rimasto soddisfatto dal tiro. Donati sponda corta, lunga, questa c'ha poca velocità, poca, troppa poca, si ferma, vedi? Melloni si disperava perché la sua aveva corso troppo, ma in realtà è andata bene perché l'avversario non è riuscito a posizionarsi vicino. Ora vediamo Gasperini. Gasperini riesce nell'intento. Vediamo Melloni, la biglia che di taglio punta contro il pallino per abbassarlo verso la propria biglia, e così è. Ultima biglia rossa per l'Euro, in mano Paolo Gasperini. La biglia che della brocca scende, tocca il pallino e se lo porta via. Il punto l'ha preso, ma ora ne hanno due da giocare gli avversari, quindi presumo che la possibilità ci sia da parte loro di prendersela a costo.
primo sarà Zacchini, vediamo. Appunto l'ha preso in maniera rocambolesca, che ha spostato le biglie sia bianca che rossa. La sua tornando giù, insomma, bianca si è fermata nei pressi del pallino. Ora ne ha un'altra. Due sponde interne, se arriva ne fa 4 di accosto. È arrivata? Fatecelo sapere. Una c'è sicuro, un'altra? Sull'altra forse deciderà l'arbitro che si sta avvicinando. E arrivano 4 aiutato dalla debendata, dico io, e quindi 54 a 49. No, questa è stata una biglia totalmente sbagliata. Succede, eh? Questo è il momento critico della partita, perché se qui ci si allontana è poi difficile riprendere quando gli avversari si trovano troppo vicino alla meta. Bravo Gasperini, è riuscito ad allontanare appena la bianca, quindi ora c'è quella rossa in accosto. Hanno già utilizzato 3 biglie rosse. Bravo, il giocatore bolognese ha messo la propria biglia vicinissima al pallino, però difficile con l'ultima biglia. Non è riuscito per pochissimo, sempre punto bianco. Ora vediamo cosa decidono di fare i giocatori bolognesi, se di aggiungere una biglia in accosto lì per farne 6, spingendo in giù quella bianca che è un po' distante, sembra così, vediamo se riescono. 2, mi sa che ce ne siano 2. Infatti punti, 4 punti, quindi vanno a 58 e la possibilità c'è di chiudere la partita con questa bocciata, perché si arriva ai 70. 58-49 parziale. Batte le mani sul panno verde il giocatore del Magic Blue Bar, lo capisco, perché quando sei lì che hai la possibilità di chiudere la partita ti dà fastidio non ottenere nulla, si va avanti quindi.
importantissimo mettere la prima biglia a punto, ben messa. La vediamo Melloni, che cerca di mettersi in mezzo tra palline rossa, e invece si mette in testa la rossa e forse è rimasto distante più rispetto alla rossa. Vediamo. Ah, sono riusciti a prendersi il punto comunque. Quindi ora Donati prova lui a inserirsi tra pallino e bianca. E così è, bravo. E bravo Zacchini, scalza via il pallino, lo porta nella parte bassa del biliardo. Ora c'è una prateria intorno al pallino. Dove va questa biglia? Mamma mia. Si è fermata un po' distante dal pallino. Zacchini, ultima biglia bianca. Ah, bravo, è riuscito a posizionarla proprio vicino al pallino. Paolo, ultima biglia in mano a lui. Pizzicata quel pallino. Bravo, ha scalzato la bianca e due biglie rosse in accosto, quindi 4 punti e vanno a 53. E Marco Donati alla bocciata. E stavolta Marco Donati fa un filotto al momento giusto, ce n'era proprio bisogno per loro. 61-58, sorpasso della coppia dell'Euro. Melloni tira la prima biglia di taglio che di seconda risalirà verso il pallino. Rimane distanziato sinceramente, forse la sua intenzione era arrivare un po' più in su. Donati sceglie una biglia di taglio che di seconda risalirà vicino alla sponda e lui si ferma vicino pallino. Questa biglia di Melloni prosegue verso il basso e rimane punto rosso, quindi Zacchini ora tira la terza biglia. Un bel punto, riesce a mettersi in testa al pallino e questo è un bel punto. Thank you.
Paolo Gasperini. Sponda corta, lunga. Bravo. Scalza via la bianca e rimane il pallino nella costola rossa. Ultima biglia, bianca in mano a Zacchini. Anche lui sceglie una sponda corta, lunga. Si mette quasi come prima, ma leggermente distanziata dal pallino. E Paolo Gasperini, ancora una volta, l'ultima biglia in mano della mano di gioco. E ancora una sponda corta e lunga. Grandissimo! E riesce a guadagnarsi due biglie in accosto, 4 punti. Ragazzi! Ragazzi, chiudiamo qui, è in finale. Vedremo la finale questa volta ad opera di Vanni Bertacchini. Era la semifinale, quindi abbiamo la nostra squadra in finale. Vai ragazzi, forza, avanti così.